Il nuovo centrodestra di Angelino Alfano non demorde. Per il ministro dell'Interno, giunto sabato a Bari, l'atteso appuntamento nello spazio 7 della Fiera del Levante ha regalato allo Stato Maggiore della nuova formazione politica un inaspettato bagno di folla. Circa 4.000 i sostenitori giunti da ogni parte della regione. Solo posti in piedi nella gremitissima sala convegni, con le forze dell'ordine costrette per ragioni di sicurezza a chiudere gli accessi, lasciando all'esterno oltre un migliaio di persone che hanno potuto seguire gli interventi davanti ad un tabellone elettronico. Tutti in fiera dunque ad applaudire l'ex delfino di Berlusconi, che ha fatto il suo ingresso trionfale accompagnato da ben 4 ministri del governo Letta, da Lupi alla Lorenzin, dalla De Girolamo al ministro Gaetano Quagliariello. Il vice premier ha confermato la linea portata avanti dal suo coordinatore regionale, il senatore Massimo Cassano, sulla necessità di celebrare le primarie di coalizione per Bari. Nonostante i segnali negativi, gli infruttuosi tentativi di raggiungere l'intesa con l'ex amministratore di Aeroporti di Puglia, Mimmo Di Paola, e con le forze politiche che lo sostengono, in particolare Forza Italia di Raffaele Fitto, il nuovo centrodestra continua a crederci ancora. Messaggio chiaro e inequivocabile del vice premier agli alleati. Il nuovo centrodestra non intende imporre alcuna scelta, ma non vuole ricevere imposizioni da parte di alcuno, assicurando lealtà reciproca ai partiti della coalizione in caso di primarie. Il parterre è ricco di politici, parlamentari e consiglieri regionali. In prima fila, seduti sulla moquette, gambe incrociate, i ministri Lupi e Quagliariello, ma ci sono anche alcuni sindaci dell'entroterra e consiglieri regionali. Tra questi spicca Gianmarco Surico, riemerso dalle ceneri di Futuro e Libertà, e Tato Greco, che ha abbandonato la Puglia prima di tutto per seguire gli alfaniani. Le truppe di Massimo Cassano cominciano a crescere. La convention di Bari è un segnale diretto all'ex ministro Fitto. Il nuovo centrodestra preferisce attendere e tentare la trattativa. Diversamente dal cilindro, tirerà fuori il nome di un candidato forte, la cui ufficializzazione potrebbe essere fatta nelle prossime ore.